Il sipario del Teatro di Verdura di Palermo si è aperto ieri sera con lo spettacolo di Anastasia, con alcuni dei suoi grandi successi appositamente arrangiati per organico per Big Band, con la partecipazione dell'orchestra jazz siciliana diretta dal maestro Vito Giordano. Il jazz è proprio nelle corde dell'artista classe 1968, considerato che per via del suo timbro è da sempre considerata la cantante bianca dalla voce nera. Il festival, promosso dalla regione siciliana assessorata al turismo, sport e spettacolo, ha aperto i battenti il 23 giugno ed è frutto della collaborazione tra l'assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo, il comune di Palermo, l'università, la fondazione The Brass Group e i conservatori di musica regionali. Tra gli obiettivi della manifestazione musicale, il coinvolgimento e la sinergia tra le istituzioni didattiche regionali, i musicisti del territorio e le maestranze locali. Il festival è inoltre divenuto da 3 anni strumento di veicolazione della produzione di musica jazz siciliana, quale volano turistico, culturale ed artistico della nostra terra, oltre ad essere l'unico festival che esista al mondo interamente dedicato alle produzioni orchestrali, che vedrà protagonisti non solamente l'orchestra jazz siciliana, ma soprattutto gli studenti dei conservatori siciliani, giovani leve che hanno la possibilità di esibirsi in uno dei palcoscenici più importanti, che per la 3ª edizione si consacra tra gli eventi dell'estate come quello dei grandi numeri, con un programma ricco di concerti, di musicisti residenti e la presenza di stelle internazionali. Nel corso della kermesse realizzati complessivamente oltre 107 concerti, di cui 10 produzioni orchestrali originali in scena in alcuni siti del centro storico di Palermo. Un cartellone ancora una volta ricco e variegato, con attività concertistiche continue e da vivere, perché la musica è sinonimo di vita, crescita sociale, culturale e aggregazione, per possibili sviluppi turistici ed economici, ma anche uno spazio dedicato ai giovani dei conservatori per un'affermazione di un futuro professionale di alto livello.